Oggi vedremo i burpees, che sono due esercizi messi insieme. Ne vedremo due versioni, una più semplice e una un po' più complessa. In questa quarantena, ormai passata per fortuna, speriamo, ho visto che è stato dato a parecchia gente, per non dire quasi a tutti, ma vedremo che occorre avere una buona mobilità e una discreta dose di forza per eseguire questo esercizio. Vediamolo. Prima cosa che si nota nel burpees è che occorre raggiungere una crociata completa, quindi bisogna avere la mobilità per raggiungere questa posizione. Nella prima versione, quella facilitata, si appoggiano le mani a terra sotto le spalle, distendendo bene le braccia e con le dita ben aperte, si dà peso sopra le braccia, si alza a sedere e si arriva in posizione di plank. Nella posizione di plank si continua l'estensione d'anca e si esegue un jump throw che abbiamo già visto per tornare in questa posizione. Si tolgono le mani e si portano vicino alle ginocchia. Da questa posizione si esegue un jump squat, quindi un salto tenendo le anche estese e i glutei contratti durante tutta la fase di volo. Appena si è a terra si esegue uno squat e si riappoggiano le mani per tornare a fare l'esercizio precedente. Quando slancio le gambe indietro, prima che appoggino a patare i piedi, devo contrarre i glutei e gli addominali per evitare di andare in iperestensione con la schiena e farmi male. Ok, quindi visto in velocità. Ok, nella seconda versione l'esercizio rimane uguale, quindi scendo in accosciata, appoggio le mani e arrivo in plank. Da questa posizione eseguo invece un push up, quindi mantengo la contrazione dei quadricipiti, glutei, addome e dorsali, eseguo un push up. Quando ritorno nella posizione di plank, partono le gambe e arrivo nella crociata. Da questa posizione eseguo un jump squat. Metto le mani a terra e eseguo un push up. Gli errori quali sono? Sia nel primo caso che nel secondo è saltare il passaggio di accosciata, quindi mettersi in questa posizione, perdere l'antiversione del bacino e salire in squat con la schiena ingobbata e bacino in retroversione. Questo comporterà ovviamente dei fastidi alla schiena, oltre che non essere performante nell'esercizio. Questo errore lo si fa sia nella fase di salita, ma anche quella della discesa. Quindi quando atterro da uno squat, scendere in questa maniera, fare il push up e salire in questa maniera. Invece devo sempre fare il fulcro delle anche e quindi scendere tutto il bacino in antiversione. Contrarre i glutei. E qui subito portare il bacino in antiversione per eseguire bene l'estensione delle anche. Vediamo qualche ripetizione di questo esercizio.